Ciao a tutti, oggi vediamo uno schema di lezione per ragazzi. La lezione che segue coinvolge ragazzi dai 6 ai 12 anni. La tabella successiva presenta dei tempi medi di lezione per argomento, ma non è vincolante, è solo indicativa. I tempi di lezione degli argomenti proposti può variare in base al livello tecnico degli allievi o all'argomento che proponete. Tutto quello elencato nella tabella deve essere fatto, ma non necessariamente in tutte le lezioni. Se volete spingere maggiormente su un argomento, UCICOMI, tecnica, Katao, Randori, potete saltare un esercizio e dedicare più tempo a ciò che avete programmato. Ad alcuni argomenti della tabella corrispondono dei video che mostrano gli esercizi che vi consiglio per il tempo programmato. Zarei e metodi di riscaldamento. Si possono utilizzare diversi modi per ottenere un buon riscaldamento e contemporaneamente insegnare judo. Ad esempio, con lo studio delle immobilizzazioni, con esercizi per apprendere come utilizzare le gambe nella lotta a terra, con l'esecuzione degli shintai e tai sabaki, da soli o in coppia. Con la pratica del Tando Kurenshu sotto la guida del maestro si possono praticare gli Atemi Waza, tecniche di Nage Waza e Katame Waza. Nei video successivi vedrete degli esempi per ottenere un riscaldamento degli allievi insegnando loro tecniche fondamentali del judo. Ho preso appositamente dalla cintura bianca alla blu per mostrare che tutti possono fare gli stessi esercizi. Non mostrerò il riscaldamento con la ginnastica perché lo utilizzo solo con i bambini di 4-5 anni sotto forma di giochi. Il tempo che mediamente un ragazzo dedica al judo è tanto poco che non voglio perdere dei minuti preziosi. Qui vedete una forma di riscaldamento studiando le mobilizzazioni. Ora utilizzando le gambe per controllare gli attacchi di chi sta in ginocchio. Potete utilizzare come esercizio di riscaldamento anche gli shintai e i tai sabaki, controllando la guardia destra e la guardia sinistra. Sempre per il riscaldamento potete far studiare le posizioni e gli Atemi Waza. Itsukake. Etch!